Figlia demoniaca. Mamma, sono tornata da scuola. Ok. Io se ne ho fuori al momento. Torno più tardi. Nel frigo c'è della carne in scatola per fare i sandwich. E pasta insalata. Grazie, mamma. A presto. Sai cosa ha fatto nostra figlia oggi? Che è successo? Ero in piedi fuori dalla porta dal bagno con un coltello in mano. Sono uscita dalla doccia e ho aperto la porta. E lei mi dice: voglio il tuo sangue sulle mie mani. C'è qualcosa di sbagliato in lei. Ehi, cosa? Sembra scena di un film horror. No, sembra scena di un film horror. Walt, la so. È un demone. Non è che hai visto un film dell'orrore e cerca di comportarsi in quel modo? No! Non so cosa c'è che non va con lei, me la devo portare da qualche parte a farla controllare. Ho paura a stare in casa con lei. Dove sei adesso? Sono al negozio di alimentari, passeggio tra le corsie, ho nervi a mille. Cerca di calmarti, sarò a casa più tardi. Stai al sicuro. Mamma, dove sei? Sono fuori, tesoro. C'è qualcosa di cui hai bisogno? Il tuo sangue sulle mie mani. Walt mi ha appena scritto che vuole il mio sangue. Ha scritto la stessa cosa a me. Questo non è normale. Non capisco. Pensavo che fosse soltanto una bimba aggressiva. Ma questo è molto più che essere aggressivi. Questo è essere omicida. Lo so. Pensavo che stesse avendo problemi da quando ci siamo trasferiti. Questo spiegherebbe le litigi che a scuola ha strangolato i suoi animali di peluche. Pensavo che stesse solo immaginando, non so. Tipo che fossero persone cattive? Anche io. O almeno è quello che speravo. Mi sento così ingenuo. Ho trovato altri suoi disegni l'altro giorno. Walt, mi è venuto un gran mal di stomaco. Cos'è che disegna? Gente decapitata. Pistole. Coltelli insanguinati. E così ho assassinato degli omicidi. Non credi che è perché io sono un agente di polizia, forse? Ma allora non dovrebbe essere l'opposto. Dovrebbe concentrarsi sul combattere il crimine. Dovrebbe concentrarsi sul combattere il crimine, non su combattere i peggiori delitti. Non ti ho ancora detto questo. Questi. Ma penso che stia rubando anche i coltelli dalla cucina. Stavo passando l'aspirapolvere un giorno, ho trovato un mucchio di coltelli della bistecca sotto il suo letto. Mi viene da vomitare. Ho tanta paura. Sto andando in biblioteca. Non posso stare a casa. Mamma, dove sei? Mamma, voglio vederti. Sono ancora fuori. Non sarò a casa prima di stasera. Mamma, io ti troverò. Ho ricevuto una chiamata dall'insegnante un paio di giorni fa. Ha detto che era preoccupato riguardo a Bella. Ti ho detto perché? A quanto pare nel suo corso di scrittura creativa ha scritto una storia davvero raccapricciante. Sulla donna che taglia le mani a due persone e poi le tortura senza senso. È terrificante.
L'insegnante ha scritto a fianco che non sembra esserci un motivo chiaro nella storia. Non ne ha parlato a Bella. E cosa ha detto a Bella? Che il motivo è un istinto omicida. E questo è ciò che hanno sua figlia? Un istinto omicida? Cavolo, spero di no. Mamma, ti troverò. Bella non fa nulla. Sarò presto a casa. Sta venendo da te, mamma. Bella, non uscire di casa. Ma il tuo sangue mi chiama. Walt, sto uscendo di casa. Dice che sta venendo a trovarmi. Ok, ok. Lui semplicemente dove c'è un sacco di gente. Cercherò qualcuno che possa aiutarci. Dobbiamo rinchiuderla. Portarla in un ospedale psichiatrico. Questa cosa non va bene. Mamma, sa dove trovarti. Mamma, sta venendo da te. Non seguirmi. Vai a casa, Bella. Vai a casa. Walt, sbrigati. Non so dove si trova. Ma stai venendo da me. Ho i miei uomini migliori sul caso. Arriveremo lì prima che arrivi lei. Promesso. Mamma, sei al centro commerciale? No. Sa che sono al centro commerciale. Aiuto! Manda quei poliziotti. Fammi vedere dove sono. Sono lì. Mamma, sei vicino ai distributori? Walt, mi sta osservando. Non vedo nessuna gente... Walt, mi sta osservando. Non vedo nessun agente di polizia. Salvami. Mamma, perché corri? Tina, i miei ragazzi ti hanno visto correre dentro un magazzino. Sono lì. Sarà al sicuro. L'hanno presa? Non ancora. Mamma, non aver paura. Mamma, voglio salire il tuo sangue. Walt, fai qualcosa! Sono in un ripostiglio. Devo continuare a scappare? O devo stare ferma? Per favore, aiutami. Ho paura. Resta dove sei. I miei uomini sanno dove sei. Stanno cercando Bella. Devo prenderla a momenti. Comunque ho detto loro di non spararle. Voglio che abbia l'aiuto di cui hai bisogno. No, no, sono d'accordo. Lei c'è i momenti buoni. Solo che mi terrorizzo i momenti come questi. Come questo. È sempre nostra figlia. Mamma, perché ti nascondi? Mamma, ti voglio bene. Bella, dove sei? Qui. Che significa? Qui con te. Walt, Walt, no, Walt, Walt, ho cambiato idea, sparatele, sparatele, è pericolosa. Ok, ok, ho detto loro che possono sparare, ma ancora nessun segno di lei. Mamma, facciamo un gioco. Vuole fare un gioco? Fa qualcosa, sparale, sparale. 5. Walt, aiuto. 4. Sapeva che dire qualcosa tra 4 secondi. Da notare che ha scritto 4 con 3 T. Vabbè. Sarà al sicuro. 3. Walt. Dire. Sparatela adesso. Mamma, voglio il tuo sangue sulle mie mani. Tina, stai bene? Che succede? Tina? Papà, voglio il tuo sangue sulle mie mani.